Ecco. Ecco. Grazie, ciao. Hanno sganciato le... Bene, dice, cominciamo. Cominciamo. Buonasera e benvenuti con coloro che non ci conosciamo, per le persone nuove. Io sono Giuseppina Barsacchi e sono responsabile del Polo di Pisa da parte dell'Accademia dei Lincei. Vi tratterrò pochissimo, ma desidero salutarvi e in particolare portarvi il saluto dell'Accademia e della Scuola Normale Superiore, che è il nostro fondamentale partner qui in Pisa. Il direttore Enzo Barone è stato presente ieri all'inaugurazione di questo nostro anno di lavoro, ma oggi non ha potuto per altri impegni istituzionali e mi ha pregato di portarvi anche il suo saluto. Noi, per noi intendo queste istituzioni che ho nominato, teniamo moltissimo a questo progetto scuola, che ormai esiste, una realtà importante su scala nazionale. Abbiamo più di 20 poli in diverse località e naturalmente teniamo molto a questa nostra impresa pisana. E oltre all'Accademia e alla scuola in quanto istituzioni, ci teniamo tutti, e per tutti intendo i docenti che vengono qua, i tutor, tutto il personale della scuola normale, e io non finirò mai di ringraziare tutte queste persone per la loro attenzione, dedizione e opera intelligente. L'idea di fondo è che la scuola è talmente fondamentale che dobbiamo interagire il più possibile perché sia un centro, un motore di cultura e di crescita umana, intellettuale, spirituale. Lo sapete meglio di me, quindi non mi dilungo su questo. Perciò vi faccio tutti i miei auguri. Naturalmente è importante l'interazione, cioè voi siete uno di questi attori insieme a quelli che ho appena nominato, e mi verrebbe da dire il più importante. Quindi è importante l'interazione, fateci avere i vostri pareri. Qui in questa sede è importante l'interazione, ma i matematici sono bravissimi a suscitarla. Però vi sono vari modi in cui potete mettervi in contatto con noi, perciò vi preghiamo di farlo. Ci sarà un questionario alla fine del corso in cui potete scrivere tutti i vostri pareri, e saranno preziosi e presi in attenta considerazione, ma anche ci potete scrivere, usare email, telefonare, insomma qualsiasi input da parte vostra è veramente benvenuto. E ora passo la parola a Rosetta Zan, che come sapete è una colonna portante non solo di questo programma per la scuola e di questi corsi per gli insegnanti, ma anche della ricerca sulla didattica della matematica nazionale e internazionale, e siamo a lei e a tutti i suoi collaboratori davvero grati per questa loro profonda attenzione. Bene, buon lavoro e buon proseguimento, e spero di poter essere presente ad altre lezioni, perché veramente quando posso me le sto godendo molto anch'io, pur essendo di altro ramo. Perciò grazie a tutti quanti. Allora, ricominciamo. Molti forse no, però alcuni sì, alcuni sono facce note dagli anni passati o da altre esperienze, eccetera. Allora, vabbè, ringrazio subito anch'io la professoressa Barsacchi, Lincei, eccetera, la scuola normale, i collaboratori che sono, cioè, fare un corso con un'organizzazione così
è tutta un'altra cosa. Di corsi ne facciamo tanti, ma vi assicuro che avere a disposizione non solo la struttura, ma anche persone che se ne occupano bene, è veramente rilassante. Allora, detto questo, cominciamo a entrare nel merito. Allora, questo corso è nato come rivolto al biennio del superiore, al raccordo, quindi alla scuola secondaria e primo grado, e poi chiamerò scuola media, nessuno si offenderà, penso. Se però vi offendete, la chiamo scuola secondaria di primo grado. Okay. E devo dire che avevamo tenuto, per quanto riguarda i posti, avevamo considerato un certo numero di posti per la secondaria di secondo grado, che erano 80 nelle nostre intenzioni, 40 per la secondaria di primo grado, e in realtà, come spesso succede quando si fa formazione, è venuta una risposta molto più forte dalla secondaria di primo grado, e quindi in realtà la composizione è completamente sbilanciata in senso inverso, e se non sbaglio abbiamo una ventina di iscrizioni della secondaria. Alzate la mano secondaria di secondo grado? Sì, più o meno, ok? Vabbè, naturalmente comunque si parla di raccordo, l'interazione fra i livelli di scuola sarà importante, non è detto, quando si lavorerà nei gruppi eccetera, abbiamo stabilito con i tutor che poi vi presento di non essere talebani, e quindi di privilegiare il lavoro a gruppi misti quando è opportuno, e se no far lavorare a gruppi per livelli di scuola separati, cioè in modo funzionale agli obiettivi che ci poniamo di volta in volta. Allora, c'è qualche domanda prima di cominciare? Sono sempre le più difficili? No, non è ancora abbastanza rotto il ghiaccio per fare domande. Allora, vediamo un po', ripercorro con voi gli incontri. I primi quattro incontri sono... entrano nel merito del problema del recupero, delle difficoltà, delle strategie, eccetera. Poi riprenderemo comunque anche questa scaletta. Una parola sulla metodologia, che è importante, perché ci sarà sempre una prima parte il più breve possibile, poi dipende di volta in volta, con un po', diciamo, di teoria e presentazione di materiali da parte nostra. Poi ci sarà una parte che speriamo sufficientemente densa di laboratorio, in cui lavorerete a gruppi sulle proposte che vi facciamo, e poi un po' di tempo, si spera sempre, a scuola sempre non si riesce mai a fare quello che si vuole fare, nel corso di formazione anche, quindi succederà anche a noi, quindi dove succederà non è dato sapere, ma succederà. Okay. Comunque le previsioni sono queste, e poi un momento di confronto tutti insieme. Abbiamo dei tutor doc, la professoressa Stelli della scuola media, che molti di voi conoscono bene, Giulia Signorini e Michele Tocchetta della secondaria di secondo grado, quindi siete sbilanciati, avete due tutor per quelli che sono pochi e una per quelli che sono molti, ma noi ce la facciamo lo stesso. Attenzione, l'ultimo incontro l'avrete visto nella scaletta, nell'ultimo incontro è prevista la presentazione da parte di gruppi, quindi non di singole persone necessariamente, anche perché siete tanti, di esperienze sperimentate, cioè materiali per esempio che avete rielaborato e sperimentato, o anche che avete inventato, ideato a partire dagli stimoli che avete ricevuto, okay? E quindi è un momento molto importante. Mi raccomando, mi è stato raccomandato di ricordarvi di firmare tutte le volte, perché poi è sempre complicato dire no, ma l'altra volta c'ero col cappello rosso eccetera, però se non firmate è veramente difficile poi insomma riportare tutte le presenze nelle attestate finali. Ok, detto questo, inizierei se non c'è qualche appunto domanda di tipo insomma, che va fatta subito, va bene? Allora, ok, parleremo di difficoltà in matematica, di fatto. Sappiamo benissimo che sono un fenomeno molto diffuso, e sono diffusi a tutti i livelli, già dalla scuola primaria, in particolare dalla terza primaria, spesso cominciano, ok? E poi si va sempre più su, secondaria di primo grado e secondo grado, anche all'università, in corsi di laurea scientifici, penso a biologia, all'esame di matematica per biologia, che probabilmente molti di voi
hanno fatto più o meno volentieri, e soprattutto in corsi di laurea non scientifici. Pensate, ora a Pisa non c'è, ma Scienze della Formazione, che forma i futuri maestri che insegneranno matematica, cioè la maggior parte degli studenti di Scienze della Formazione detesta la matematica, difficoltà in matematica. Quindi è un fenomeno diffuso a qualsiasi livello scolare, e queste difficoltà incidono sulle scelte degli studenti, sulle scelte di vita degli studenti. Questo è particolarmente importante e inquietante. Sono quelle che alcuni chiamano scelte di evitamento. Sapete benissimo chi insegna alla scuola media, cioè che molto spesso dalla scuola media la scelta della scuola superiore è una scelta di evitamento, cioè si va nella scuola dove non c'è matematica in genere, no? Ma anche dalle superiori all'università. Cioè, noi tanti anni fa abbiamo fatto un'indagine sull'atteggiamento nei confronti della matematica, e nella nostra indagine il 5% degli studenti che scelgono il corso di laurea fanno scelte di questo tipo, di evitamento, cioè nel caso in cui ci sia matematica decidono di non prendere quella strada, anche se che per loro insomma, sarebbe la scelta di vita. Quindi sono conseguenze importanti, al di là delle conseguenze che hanno anche in contesto scolastico. Allora, l'interpretazione di queste difficoltà, vi do l'interpretazione che si sente più o meno nei corridoi, nei consigli di classe, nelle scuole, eccetera. Non è in grado perché ha dei problemi specifici, non ci arriva, non ce la fa, non riesce, non è portato. Non si impegna abbastanza, questo è un mantra, ci studieremo, ne parleremo parecchio. Ha lacune di base, anche questo è un altro mantra. Ha un atteggiamento negativo nei confronti della matematica, non c'è da farci niente. Non sa studiare. A seconda del livello scolare, alcune diagnosi sono più frequenti di altre. Per esempio, al vostro, non so, a livello di scuola media, in quale vi ritrovate di più? Beh, non si impegna, è un classico, va bene fino alla morte praticamente. Lacune di base. Anche atteggiamento negativo. Scuola superiore si comincia anche non sa studiare, anche se ora ne parleremo quando parleremo dello studio. Non sa studiare è anche troppo ottimistico, perché presume che uno studi, no? In realtà 10 anni fa andava bene come diagnosi, ora appunto è un po', è quasi un'utopia. E non è portato, guardate, comincia già dalla scuola primaria spesso, cioè, certamente i genitori, io lo racconto spesso, una volta a biologia facevo nei primi mesi un lavoro di riavvicinamento alla matematica, quindi cercavo di modificare l'atteggiamento dei miei studenti facendoli fare delle cose, girando faticosamente fra i banchi perché erano inchiodati, quindi non era facilissimo, e finché una ragazza mi ha detto: professoressa, io apprezzo molto quello che lei sta facendo, però con me non c'è da farci nulla, era iscritta a biologia, perché io sono geneticamente negata, ma serissima, perché nella mia famiglia tutte le donne sono negate per la matematica, quindi apprezzo quello che fa, ma è assolutamente inutile. Quindi insomma, vabbè, quindi queste sono più o meno, mi viene in mente qualche altra diagnosi che si fa a scuola? Sì, non è in grado perché ha dei problemi specifici, copre in qualche modo DSA, BES, no? Cioè, tutte le cose considerate un pochino ai margini. Altre, quindi insomma, le abbiamo esaurite abbastanza. E, vabbè, quali azioni didattiche vengono messe in atto davanti alle difficoltà? Allora, in genere, sono molto contenta se mi correggete, a prescindere l'interpretazione data fra quelle precedenti, l'intervento di recupero, che può essere anche l'azione didattica quotidiana, non necessariamente l'intervento di una settimana in orario specifico, eccetera, si riduce alla ripetizione di alcuni argomenti in cui si sono rilevate difficoltà. La ripetizione di questi argomenti, cioè questi argomenti sono scelti più o meno consapevolmente, a volte poco consapevolmente, dai docenti in base a certi criteri, cioè su cosa fare il recupero, no? Per esempio gli ultimi affrontati, quelli considerati più importanti, quelli considerati più di base, eccetera. Però spesso è una scelta abbastanza inconsapevole. E, l'esito di tale azione qual è? Perché poi il motivo per cui siamo qui. In genere non soddisfa nessuno.
Per poter parlare però in ogni caso di un miglioramento del rendimento, perché è faticoso lavorare e poi non avere nessunissimo miglioramento, è faticoso per noi, è frustrante per i ragazzi, in genere quello che si fa è che spesso si abbassano le richieste, magari alla fine, ok? Quindi a un certo punto ci si illude tutti che qualche cosa è migliorato. E non lo so se condividete, ma i casi in cui un intervento di questo genere, intervento di questo genere intendo dire un intervento in cui si ripetono degli argomenti, i casi in cui funziona davvero sono pochi e in un certo senso dico poco significativi, nel senso che la percezione dell'insegnante è che questo intervento funzioni con quelli che insomma, tutto sommato ce la farebbero lo stesso, per dire chi ha avuto la varicella ed è stato assente 15 giorni, allora sì, magari trae vantaggio da un intervento di questo tipo, ma gli altri, quelli che in qualche modo ci preoccupano di più, cioè sembrano invece, sembra che non abbia l'esito sperato. E, qui la professoressa Stelli, con cui abbiamo interagito in vista di questo incontro, che è un'ottimista nata, io considero l'ottimismo un carattere essenziale dell'insegnante, no? Cioè un aspetto della professionalità importante, mi ha detto ma invece può darsi che qualcheduno abbia fatto delle esperienze positive e quindi vi propongo la prima riflessione. Quando ci sono queste riflessioni intendo dire qualche minuto in cui ci pensiamo, ci diciamo qualche cosa e la domanda di questa prima riflessione è: nella vostra esperienza ci sono invece appunto esperienze di recupero che hanno funzionato? È molto ottimista la professoressa. Sì, è vero, se si hanno funzionato è proprio di quei casi recuperabili, diciamo, persone che hanno perso la lezione. Vi sentite tutti? Cioè diceva appunto che anche se... No, no, ma intendo anche esperienze locali, ora non è il momento di raccontarcele tutte perché non c'è il tempo, però insomma tanto per sapere se qualcheduno ha provato, ha fatto dei tentativi e magari non ha ottenuto tutto quello che voleva ottenere, ma magari comunque qualche aspetto, capito? Perché, ok, allora, prego. Quindi esperienze di frappare. Ok. Altri? C'era un'altra mano? Prego. Allora, io ho avuto qualche risultato in più in due occasioni. Uno quando ho cambiato completamente metodo. Cioè invece di fare una lezione più o meno a gruppi in classe, io ho fatto magari fare cose tipo su GeoGebra al computer con un metodo completamente diverso. E un'altra occasione per un caso fortuito. La classe era all'host, c'erano pochissimi alunni perché più o meno pensavano ci fosse una festa e allora dedicandomi soltanto veramente a 5 alunni per 2 ore di fila, in effetti questi insomma, sì. Facendomi loro esattamente le domande, rispondevo esattamente ai loro quesiti. Sì, comunque diciamo un intervento abbastanza locale in un certo senso, cioè su un argomento specifico su cui questi avevano delle difficoltà. C'era un'altra mano, mi sembra? O no? Sì. No, scusa. Sono d'accordo con questi ultimi due interventi. Il problema è che ho notato quando uno sembra di aver trovato il successo, dura poco, nel senso, tipo un po' gli studenti e quindi lì per lì anche quelli più no sembrano apprendere una settimana dopo crolla. Ok, anche questo è un aspetto frustrante. Cioè. Per fare degli esercizi difficili, no? Fare la condizione di porta di valere, che avevo preso della forma così, no? Ma mi hanno ascoltato di, ora è un corso offensivo, ma di ricostruirgli proprio la testa, nel senso non fare la matematica ma fare esercizi di logica, però fosse faticosissima, diamo per scontato che, no, che sarà. Sì, sì.
però per casi che non sapevano proprio mettere insieme le relazioni e non c'è più liberato. Ok, comunque poi ritorneremo nei lavori di gruppo su temi specifici incontro per incontro, sulle esperienze che poi magari vi verranno in mente che avete fatto, magari una che ha funzionato, eccetera. Allora, ritornando a noi, quindi in genere un esito, diciamo, piuttosto fallimentare, almeno quello che quello di questo tipo, cioè in cui si ripropongono gli stessi argomenti più o meno con lo stesso metodo spesso, no? Magari solo a voce un po' più alta, come dicono i ragazzi. E, allora, per cominciare, per lavorare in questa direzione, secondo me è molto importante cercare di capire come mai una strategia, diciamo così, di questo tipo non ha gli esiti sperati, perché in fondo costa fatica anche quella strategia lì, no? Perché non funziona, o perché funziona solo con pochi e con quelli che ci interessano di meno. Allora, qui vi propongo alcune interpretazioni di questo fallimento che poi ci faranno da guida per tutto il corso. Allora, una prima criticità, secondo me, è che l'intervento di recupero che ho descritto prima in genere è locale, cioè circoscritto in uno o più argomenti specifici. Però le difficoltà osservate in genere sono locali o sono invece, diciamo, diffuse, globali? Guardate che in fondo, anche se leggiamo quelle interpretazioni che ho letto prima, non si impegna eccetera, sono tutte interpretazioni che spiegano difficoltà globali, non locali. E allora, come dire, se l'allievo non ha dei problemi su un argomento specifico, va bene, allora, un po' come è successo dell'esperienza che ci veniva raccontata prima, beh, allora ci sta che ripetendo con più attenzione, con cura, quell'argomento otteniamo dei risultati. Ma se in realtà le difficoltà degli allievi, come in genere sono le difficoltà in matematica, sono diffuse, allora è abbastanza evidente che un intervento locale è destinato all'insuccesso, a meno che non riesca a tener conto di tanti aspetti, anche se è locale. Ma lo vedremo più avanti. Quindi dicevo, quando le difficoltà sono diffuse, cioè quando un ragazzo ha difficoltà in matematica, che sia il piano cartesiano, che siano le equazioni, che sia la geometria, ha sempre difficoltà, allora appare effettivamente piuttosto riduttivo un intervento centrato su un argomento specifico, qualsiasi sia l'argomento. Quindi, in sintesi, una delle prime criticità che mi viene da individuare è che l'intervento di recupero, come è stato descritto, cioè con la ripetizione di argomenti eccetera, è un intervento locale, anche se spesso le difficoltà non sono locali. Okay? Poi bisognerà vedere come tener conto di questo. E vediamo un'altra criticità. Riprendiamo l'interpretazione, chiamiamole le diagnosi che abbiamo sintetizzato prima. Se noi andiamo a vedere queste diagnosi, ci rendiamo conto, la prima è quella che di SA, BES, eccetera, che in qualche modo diventa quasi un alibi per l'insegnante, no? Cioè il problema sta al di fuori di me, sta nel ragazzino, non sta in me, non sta in come lo insegno, non sta nella matematica, sta nel ragazzino. Okay? E questo, vabbè, meriterebbe un discorso a parte. Ma per esempio una diagnosi come non è portato è una diagnosi che blocca il recupero, perché se io sono convinta che il ragazzino che ho davanti, appunto, è negato per la matematica, io potrò in buona fede investire tutte le mie risorse per il recupero, ma sarò la prima a non crederci. Okay? Quindi è una diagnosi che blocca il recupero, assolutamente inerte rispetto al recupero. Ma anche tutte quelle altre, se ci fate caso, sono troppo vaghe per suggerire azioni didattiche adeguate. Dell'impegno parleremo a fondo ora, ma anche a lacune di base. Quali lacune? Cioè non ha base assolutamente. Qui mi viene sempre in mente quello che fanno molte università, credo Pisa non lo faccia, lo fanno in genere ingegneria, quando fanno al primo anno di università i corsi di azzeramento. Avete presente? I precorsi, cioè i corsi di raccordo superiore universitario, li chiamano corsi di azzeramento. Cioè io dico, uno si fa 5 anni di elementari, 3 di media che fa 8, più 5, 13, e matematica obbligatoria a tutti gli anni. Quindi si fa 13 anni di matematica obbligatoria e quando arrivo all'università dicono, va bene, adesso ti azzeriamo. No? Cioè il massimo dell'aspirazione
essere azzerati, cioè raggiungere un livello zero perché si suppone che il livello che ha sia negativo, capito? Quindi ha lacune di base, ma avremo un incontro tutto destinato alle lacune di base, ma cominciamo a dire cosa vuol dire lacune di base? Niente. Quali lacune di base? Non sa niente, oppure non sa le frazioni, o non sa i numeri relativi, eccetera. No? Quindi la diagnosi della lacuna di base è anche questo un mantra che ricorre, che viene percepito come incontrollabile, peraltro, dai ragazzi, fin da piccoli, no? Nel passaggio alle medie, e tanto io ho la lacuna di base, dalla famiglia, e no, c'è la lacuna di base, ma se fosse una malattia incurabile, ok? Ha un atteggiamento negativo, anche a questo dedicheremo un incontro specifico, perché in genere quando l'insegnante arriva a dire no, non c'è da farci niente, è un atteggiamento negativo, non è l'inizio, come dire, di un progetto di recupero, è la fine di progetti di recupero fallimentare, per cui dice, come dire, l'ho provate di tutte ma non ci posso fare niente perché questo c'ha proprio un atteggiamento negativo. Quindi vedremo come invece riuscire a far diventare anche quella di atteggiamento negativo una diagnosi che ci dia delle indicazioni per il recupero, perché questa è la funzione dell'interpretazione, o appunto, se usiamo la metafora medica, della diagnosi. E non sa studiare, anche di questo parleremo. Ma appunto, soffermiamoci un po' sul ruolo dell'impegno, perché tanto chi di noi non ha mai pronunciato la parola, l'espressione non si impegna abbastanza, no? Appunto, tra l'altro, quello che in genere chiamiamo impegno, e poi cominceremo a chiamare in modo diverso, ha un ruolo importante in due momenti diversi, no? Da un lato, lo scarso impegno, abbiamo visto prima, è considerato il motivo dell'insuccesso in molti casi. Dall'altro, però, nel momento in cui io attivo un corso di recupero, è indispensabile l'impegno, perché se il ragazzo non si impegna nel corso di recupero, non c'è da farci niente nemmeno lì. Quindi lo scarso impegno gioca un ruolo importante in due momenti diversi. Da un lato è spesso una diagnosi della difficoltà, e dall'altro è un ostacolo al successo dell'intervento di recupero. Okay? E qui vi propongo la seconda riflessione. Magari se volete parlarne fra di voi vicino e poi sentiamo qualche intervento, la domanda è: vi capita di attribuire le difficoltà di un allievo a uno scarso impegno? E poi come gestite questa diagnosi con l'allievo? Cioè, glielo dite, come glielo dite? Con la sua famiglia, come intervenite quando fate una diagnosi di scarso impegno? Qual è l'azione didattica che consegue questa vostra diagnosi e quali risultati ottenete in genere? 20 anni dovrebbero essere sufficienti per affrontare, poi facciamo 5 minuti, provate a sciogliervi fra di voi, vi girate a coppie o a tre come vi pare. Parlate, poi ci dite come la gestite con l'allievo. Sì, sì, mi interessa come. Ce lo dice davanti a tutti.
possiamo provare a sintetizzare qualche cosa? C'è qualcheduno che vuole dire qualcosa su questo? Quindi come gestite? Presumo che è una diagnosi. C'è qualcheduno che non fa mai questa diagnosi? Che conoscono l'avversario. Prego. Di motivazione in generale allo studio, in particolare per la matematica, cioè quello che manca secondo me nello studio della matematica, e quindi non fa niente è la motivazione allo studio della matematica, cioè non gliene frega niente in generale allo studio, in particolare alla matematica, perché fra le varie materie da studiare è quella più difficile, cioè più diciamo ostica ad essere penetrata, perché poi quando ci entrano dentro si divertono anche, però rifiutano. Quindi secondo me è la motivazione che è una cosa a monte legata anche alle nostre strutture sociali, cioè secondo me l'impegno è solo quello che si vede, in realtà quello che gli manca è ciò che gli impedisce di impegnarsi, che è la motivazione, la penso così, e secondo me è una delle cose più difficili da rimuovere. Quindi la collega parla di motivazione, vedremo, la chiameremo in un altro modo, ma ci torneremo sopra avanti. Come dire, l'impegno è quello che si vede di qualche cosa di molto più importante, su cui è molto difficile intervenire, peraltro. Altre osservazioni? Cioè, mi interessa sapere qualcheduno, per esempio, con le famiglie. L'interazione tipica con la famiglia su un ragazzino che si impegna poco? Cioè, con i genitori, affermo che probabilmente a casa non c'è una rielaborazione del messaggio che ovviamente è stato la mattina, come dire, in quell'ora lì ottimizzata, perché mi capita, dicevo anche alle colleghe, che bimbi che potrebbero essere definiti appunto irrecuperabili o parzialmente recuperabili, se diciamo acquisto quella fiducia in modo tale che quella mattina li premio tra virgolette o li gratifico, è capitato che alcuni argomenti di risposta erano subito in grado di, come dire, di acquisirli, però manca secondo me l'acquisizione dell'allenamento, perché la rielaborazione del messaggio in qualche modo deve essere costruita in modo personale, non come gruppo o come classe. Qui si mettono, cioè, si mette tanta carne sul fuoco, eccetera. E entra in gioco questo discorso, anche questo lo riprenderemo fin da questo primo incontro, dell'importanza in qualche modo di una conferma, no? Cioè quello che dice lei, no? Nel momento in cui l'allievo si sente sostenuto, confermato, a volte i comportamenti cambiano, no? È in fondo un tipo di motivazione anche quello, no? Tornando al discorso di prima, ma di fatto quello che volevo sapere, vi capita di usare l'espressione si impegna poco con le famiglie? Sì. Ecco, era questo che volevo capire. E con il ragazzino che si impegna poco, che secondo voi si impegna poco, o meglio, che non riesce, che ha difficoltà perché si impegna poco, qualcuno mi dice quali strategie didattiche mette in atto? Se le mette in atto, perché uno può anche dire lo scarso impegno dipende da lui, sarà lui a mettere in atto, cioè cosa c'entro io? Cioè, potrebbe essere anche legittimo questo modo di vedere, no? In fondo, se ci pensate, l'impegno sembra essere una cosa che riguarda l'allievo, no, è lui che non si impegna, quindi nel momento in cui lui gentilmente comincerà a impegnarsi si potrà ragionare e vedere qualche successo, no? È una tipica diagnosi e interpretazione che scarica la responsabilità sull'allievo, quindi, come dire, è un intervento coerente anche quello di non intervenire, no? Aspetto che si impegni sperando nella collaborazione della famiglia, che in genere non c'è, ma non si sa mai nella vita, no? C'è qualcheduno che ha provato invece, proprio di fronte però a questa diagnosi di scarso impegno, a proporre un percorso? Io penso che la diagnosi di scarso impegno sia la più facile da trattare fra tutte quelle proposte, perché si possono trovare delle strategie che riescono a
a far aumentare l'interesse e quindi a superare certi momenti, sia, ora io sto parlando da insegnante di scuola di secondo grado, quindi lavoro con ragazzi grandi, perché insomma, fondamentalmente lavoro nel triennio, e quindi se si riesce a suscitare l'interesse in un ragazzo che si impegna poco, ma che non ha comunque altri tipi di problemi, si possono ottenere dei risultati molto buoni. Ovviamente suscitare l'interesse vuol dire intervenire e fare una didattica diversa, magari incuriosendo, trattando degli argomenti in modo un pochino più, ecco, cercando di... Sì. E quindi ovviamente facendo intervenire anche la famiglia, però la famiglia, cioè, deve essere il ragazzo, insomma, bene o male, che capisce, che è incuriosito, che quindi riesce a... Quindi torna un pochino al discorso della motivazione che diceva, esatto, la collega, e quindi, come dire, lo scarso impegno, se lo vedo come la punta dell'iceberg di qualche cos'altro, allora questa punta dell'iceberg sembra riguardare solo l'allievo, ma in realtà è la conseguenza di qualche cos'altro che riguarda anche l'insegnante, che quindi si mette, come dire, in discussione, modificando la didattica in qualche modo, cercando di ottenere quell'interesse che probabilmente prima non c'è stato. Sì, giusto? E normalmente i risultati ci sono. E se, in questo senso, con una didattica se diversa. Il problema è solo dello scarso impegno, insomma. Ok, vabbè, prego. Poverino, facciamo fare 70 chilometri, perché fate proprio, sembra che lo facciano apposta. E mi è capitato l'anno scorso di un ragazzo in cui io ipotizzavo che le sue difficoltà fossero dovute esclusivamente allo scarso impegno, quindi non gli andava proprio, e però per testarlo ed essere sicura che non fosse la cosiddetta punta dell'iceberg, ho provato a coinvolgerlo in una lezione. Nel senso, lui spiegava ad alcuni compagni, anche magari un po' più in difficoltà, determinati argomenti per capire la sua capacità, poi effettivamente, se queste difficoltà fossero reali o meno. E in quel caso lui è riuscito, comunque, nonostante avesse una serie di problematiche, specialmente di attenzione, a risultare efficace con i compagni stessi. E in quel caso un pochino... una piccola soluzione al suo scarso impegno era quella, poi ovviamente insomma non è facile, cioè, perseguirlo nel tempo, un episodio, cioè uno... però in quel caso ero riuscita minimamente a smuoverlo. Ok, continuerei perché sennò non arriviamo al laboratorio, che sarà la parte centrale. Quindi un'altra criticità che abbiamo individuato è quella di diagnosi poco puntuali e quindi poco operative, nel senso che sono diagnosi che poi in realtà, formulate così, non sono in grado di suggerire azioni didattiche mirate. E un'altra terza criticità riguarda l'intervento vero e proprio, non più la diagnosi. Perché cosa succede? Abbiamo detto all'inizio, in fondo, che indipendentemente dall'interpretazione, l'intervento di recupero è sempre lo stesso. Cioè io posso dire che non si impegna, posso dire che non è portato, posso dire che ha lacune di base, poi però il recupero lo faccio sempre nello stesso modo, cioè ripeto certi argomenti. Quindi, come dire, c'è una frattura totale fra la diagnosi che l'interpretazione che l'insegnante dà e poi l'intervento che mette in atto. Cioè sono schizofrenici in qualche modo. Okay? Quindi utilizzando la metafora della medicina, stessa cura per tutti, indipendentemente dalla diagnosi. Qui molti di voi lo conoscono, ma lo ripropongo perché a me ha aperto uno scenario, un brano dell'insegnamento come attività sovversiva, un libro del 75 che purtroppo non si trova più, di Postman Weingartner, in cui cioè intanto insegnamento come attività sovversiva, perché l'idea è che l'insegnamento, per essere tale, cioè per riuscire a insegnare, occorre riuscire a sovvertire in qualche modo il modo di vedere degli allievi. Cioè se il modo di vedere il mondo degli allievi non cambia per niente, nemmeno di epsilon diremo noi, beh, allora vuol dire che in realtà non siamo riusciti a insegnare niente. In questo senso l'insegnamento è un'attività sovversiva. Okay? E questi autori descrivono in particolare, attraverso diverse tipologie di medici, altrettante tipologie di insegnanti, in un modo molto provocatorio. E c'è un brano in particolare su questo, io prendo l'ultimo pezzo che riguarda, usando la metafora della medicina, si parla di medici, in realtà riguarda un certo modo di fare il recupero in questo caso.
c'è il dottor Gillups che ha chiamato i suoi chirurghi interni che stanno per cominciare la loro relazione settimanale sull'operazione. Dopo aver ascoltato i chirurghi più anziani, Gillups si rivolge al dottor Carstairs. E lei, Carstairs, come le vanno le cose? Temo di essere stato sfortunato, dottor Gillups. Niente operazioni questa settimana, ma solo 3 pazienti morti. Bene, dovremmo parlarne un po', non le pare? Di che cosa sono morti? Non lo so con certezza, dottor Gillups. Comunque, ho dato a ciascuno di loro un bel po' di penicillina. Perché cosa li stava curando? Insomma, stavano proprio male, capo. Io so che la penicillina fa star meglio gli ammalati. Certamente, Carstairs, penso che lei abbia fatto bene. E i morti, capo? Cattivi, figlio mio, cattivi pazienti. E non c'è niente che possa fare un buon dottore quando si trova di fronte dei cattivi pazienti. E nessuna medicina può farci nulla, Carstairs. Eppure mi è rimasta ancora la seccante impressione che forse non avevano bisogno di penicillina, che servisse qualcos'altro. Sciocchezze, la penicillina non fa mai cilecca su dei buoni pazienti, lo sanno tutti. Al suo posto, non mi preoccuperei troppo, Carstairs. Okay. Qui la metafora è molto forte, no? Ci colpisce molto perché è evidente che non è il paziente che si deve adattare alla cura, ma la cura si deve adattare al paziente. Però in fondo, in contesto scolastico, se il recupero è sempre quello, noi in qualche modo pretendiamo che sia lo studente che si adatti alla nostra medicina e non viceversa. Okay? Quindi una terza criticità, secondo me molto importante, è che l'intervento prescinde completamente dalla diagnosi. L'intervento di recupero standard prescinde dalla diagnosi e quindi può essere poco adeguato rispetto alle difficoltà osservate. C'è un'ultima criticità che in un certo senso sembra essere quasi la più importante, o se non altro quella preliminare, o se volete che fa da cornice a tutte, che in qualche modo è venuta fuori, ed è il fatto che l'intervento di recupero è deciso dall'insegnante. È decisa dall'insegnante anche l'opportunità di un recupero. Ma poi chi deve recuperare? Lo studente. Quindi senza il coinvolgimento dello studente non è possibile ottenere un cambiamento. E questo è un nodo grosso, no? Prima si diceva che quindi, lo scarso impegno ha una doppia faccia. Da un lato causa difficoltà, dall'altro impedisce il recupero. Okay? E, quindi da tutte queste criticità seguono delle indicazioni che seguiremo. Intanto che è necessario distinguere fra difficoltà locali, circoscritte a un argomento, quelle che ha il ragazzino che ha avuto la varicella, no? E invece difficoltà diffuse in tutti gli argomenti della matematica, trasversali in qualche modo. L'altro aspetto è che la diagnosi, l'interpretazione, deve essere puntuale e operativa, cioè deve suggerire azioni didattiche mirate. Nel momento in cui dico, secondo me lui fa così per questo motivo, per questo motivo mi deve già suggerire, beh, allora è il caso che io faccia così. Come si diceva prima, la maggior parte delle diagnosi che si danno non sono così operative. L'intervento deve essere coerente con la diagnosi, e sembra banale, ma è assolutamente essenziale ed è l'oggetto di questo incontro, è necessario coinvolgere l'allievo nell'azione di recupero. Okay? Appunto, su queste indicazioni si basa il percorso. Ora qui, vabbè, lasciamo stare, perché ogni volta, in qualche modo, ogni incontro ci suggerisce una specie di modulo di intervento su certe interpretazioni. E appunto, ora fissiamo l'attenzione sul primo, spero più velocemente possibile. Il nodo è quali sono gli attori dell'intervento di recupero. È una contraddizione secondo me profonda, una complessità estrema, perché l'obiettivo di un intervento di recupero è il cambiamento. Ma chi è che deve cambiare? E cosa deve cambiare? Il problema è che è l'allievo che deve cambiare certi comportamenti, ma quali comportamenti deve cambiare l'allievo? Beh, quelli che l'insegnante ritiene siano da cambiare. Guardate, sembra una cosa da poco, ma cioè la sola presenza di questi due attori diversi, cioè, fa cogliere la complessità incredibile del piano di recupero. Quindi io voglio che lui cambi, ma è lui che deve cambiare. Però lui deve cambiare le cose che io voglio che lui cambi. Okay? Quindi è necessario, se vogliamo che effettivamente l'allievo cambi, è necessario che l'allievo si assuma la responsabilità del recupero. E qui c'è uno scivolamento di espressioni dal parlare di impegno al parlare di assunzione di responsabilità. Okay?
E quindi quello che io chiamo oltre il mito dell'impegno, cioè questa parola impegno che non ci dice assolutamente niente, proviamo a sforzarci di cambiarla, non è solo un fatto linguistico, è qualcosa di più profondo. E qui vi propongo una riflessione insieme. Vi chiedo di riflettere su tre termini: impegno, su tre espressioni, senso del dovere, assunzione di responsabilità. Vi chiedo in particolare se vi sembra ci siano differenze fra senso del dovere e senso di responsabilità, e se sì, quali? Il senso del dovere forse è nei confronti della famiglia, delle aspettative della famiglia, del docente, personale. Quindi c'è il senso del dovere rispetto a qualche cosa, mentre assunzione di responsabilità in un certo senso è più rispetto a se stessi. Altre sfumature? Non è il docente che è responsabile del mio insuccesso, sono io che ho contribuito a quell'insuccesso, mentre nel senso del dovere l'attenzione è rivolta, appunto, come diceva la collega, verso l'esterno. Ecco, io sì, l'assunzione di responsabilità non è necessaria, di cui si parla qui, non è necessariamente l'assunzione di responsabilità dell'insuccesso, in realtà anche quello eccetera, ma per esempio l'assunzione di responsabilità in un percorso di recupero. Qualsiasi cosa sia successo prima, mi assumo la responsabilità di questo percorso di recupero. Quindi c'è quell'aspetto, ma non solo. Altre? Intanto, vi siete mai poste questa domanda? In genere chi ha figli? Se... in effetti è una differenza molto forte. Ora, no? 40 anni fa... probabilmente non ci si poneva il problema dell'assunzione di responsabilità, si poteva contare sul senso del dovere, cioè quando facevo la scuola io nel Paleolitico, cioè, proprio non si metteva in discussione niente, capito? Mi ricordo mio padre quando mi diceva di fare qualche cosa e poi vedeva che era un po' così, diceva ma la fai volentieri? E io dicevo no, sperando che dicesse non la fare, cioè, va bene, allora falla malvolentieri, cioè, non c'era questione... E a scuola era così, era un'altra scuola, cioè non era la scuola a quei tempi, non c'era ancora la scuola media unica, alle elementari si bocciavano i bimbi che provenivano da situazioni deprivate, quindi non sto rimpiangendo assolutamente niente, però in un certo senso per l'insegnante era una scuola molto più comoda, perché l'insegnante poteva contare sul senso del dovere, poteva contare su una famiglia che... credeva nell'importanza della scuola, del lavorare in un certo modo, eccetera, e siamo chiari, su tutto questo ora non possiamo assolutamente più contare, proprio per niente. E quindi questa distinzione diventa assolutamente indispensabile, però spesso, se ci fate caso, noi in realtà, soprattutto la parola impegno, è complice di questa ambiguità fra il senso del dovere e l'assunzione di responsabilità. Personalmente io ho trovato una risposta a questa domanda che mi ponevo molto come genitrice. E qui a Pisa una conferenza di uno psicologo italo-americano che parlava, non mi ricordo, dell'adolescenza, cose di questo genere. E lui dice appunto che l'assunzione di responsabilità richiede un progetto personale, l'adesione a un progetto personale. Cioè io mi assumo la responsabilità per qualche cosa in cui credo, per qualcosa che mi interessa, per qualche cosa che desidero e che voglio. Quindi non si può parlare di responsabilità, di assunzione di responsabilità, se non c'è un progetto personale che appunto che la persona condivide. Capite? Il senso del dovere invece è completamente diverso. È in qualche modo un'adesione a dei dettami di qualcun altro di cui conosco l'autorità, l'autorevolezza, eccetera. Sono due cose completamente diverse. Allora, dato che sul senso del dovere, tranne rarissimi casi, non possiamo contare, dobbiamo invece lavorare moltissimo perché l'assunzione di responsabilità è cruciale per l'apprendimento, cruciale per il recupero, è cruciale per la nostra società, perché
al di là della matematica, no? Se stiamo tirando su una generazione o più di irresponsabili, cioè, le conseguenze sono gravissime, non si tratta di non sapere la radice quadrata, è qualcosa di molto più profondo, okay? Però questo ci dice che per avere l'assunzione di responsabilità noi dobbiamo in qualche modo far sì che l'allievo condivida, abbia un progetto, e questo, se pensate, in qualche modo evoca i discorsi fatti sulla motivazione e sull'interesse, in qualche modo, okay? Quindi appunto tutto questo ha delle implicazioni molto forti per il recupero. E quello che faremo oggi, Lucia, loro no perché sono giovani e sono buone, ma sgridami perché io devo riflettere su alcune condizioni necessarie perché si possa avere un'assunzione di responsabilità e presentarvi alcuni materiali che tentano di favorire questa assunzione di responsabilità. Okay? Allora, una prima condizione è che l'allievo deve credere nella necessità di un cambiamento. Non possiamo, cioè una persona non può voler cambiare se pensa che non sia necessario. E questo già apre tutta una serie di problemi, ovviamente, perché spesso è l'insegnante che riconosce l'insuccesso del ragazzo, ma il ragazzo veramente no, non condivide nemmeno la diagnosi. Però l'insegnante può far molto per aiutare lo studente ad acquisire consapevolezza delle sue difficoltà. Per esempio, essere chiaro e trasparente nei criteri di valutazione utilizzati, comunicare allo studente la propria interpretazione delle sue difficoltà e quindi esplicitare, essere molto trasparenti nel dichiarare gli obiettivi del progetto di recupero, non genericamente riparare in matematica, che non vuol dire assolutamente niente. E soprattutto favorire, fin da piccoli, diciamo, il processo di autovalutazione da parte dello studente. Ok? Ecco, qui vi presentiamo due materiali che vogliono favorire questo sviluppo della capacità di autovalutazione. Uno è una scheda su cui lavorerete in laboratorio, l'altro è una cosa più complessa che useremo però più volte perché risponde anche ad altri obiettivi. Allora, la prima scheda, che tra l'altro ora vi si può anche forse dare, così la seguite mentre... è la scheda che abbiamo chiamato Facciamo il punto. Me ne prendo anche una. Allora, perché non so se ci leggete, è un po' piccolo. Allora, come tutti i materiali che vi presentiamo, sono materiali molto elastici che si vanno adattati poi alle situazioni particolari. L'idea è di presentarla al ragazzo alla fine di una verifica, di un compito, di un'attività, eccetera. Okay? Si presume che questa attività o compito abbia più domande, che qui sono numerati, qui ci siamo fermati a 4. Quindi è molto articolato, per esempio un compito in cui ci sono 4 esercizi. Okay? Alla fine, quando il ragazzo ha finito il compito, prima di consegnarlo, e quindi ce l'ha ancora davanti, gli si chiede di fare un po' il punto, quindi come ti sembra di aver fatto, su cosa basi questa valutazione. Anche questo è interessante, perché a volte le valutazioni, i processi di controllo che attivano i ragazzi sono esterni alla matematica e non interni. E poi sì, accanto alle varie domande, cioè al numero corrispondente alle domande, si chiede per ognuna di rispondere: l'ho risolto per intero correttamente, penso di aver fatto degli errori, sapevo come farlo ma l'ho risolto solo in parte, non ho risposto. E poi si chiede di esplicitare quali difficoltà e dubbi sono state un pochino la causa di una, appunto, di una mancata, di un mancato svolgimento. Okay? Alla fine... alla fine lo studente consegna il compito e questa scheda, che può venire restituita quando poi si restituisce e si riconsegna il compito, in modo che l'allievo può anche controllare che cosa ha risposto rispetto a quello che ha segnato l'insegnante. Ah, perché è vero, perché ne hanno fatti 60? No, non lo so se l'hanno avute tutti. Vabbè, allora non vi preoccupate, nei gruppi poi si riequilibra, non lo faccio più.
e eventualmente poi si può chiedere ulteriormente, a questo punto dovresti essere in grado di valutare quali sono le tue carenze. Questo naturalmente per tutti questi materiali è molto diverso se siamo alla scuola media o se siamo alla scuola superiore, quindi il lavoro dei laboratori sarà anche quello di adattare, eccetera. Ok, quindi questa è una scheda che prescinde dai contenuti. I questionari prima e dopo sono una struttura un pochino più complessa. È essenzialmente una raccolta di domande di diverso tipo, poi vedremo degli esempi, riguardanti, diciamo così, un argomento, una specifica unità didattica. L'importante è che ogni foglio del questionario è diviso esattamente in due colonne. La prima colonna ospita le risposte degli studenti prima dell'azione didattica dell'insegnante, o prima di studiare a casa, o prima di ripassare, dipende. E la seconda, dopo. Ok? Questo è un esempio di questionario prima e dopo che io usavo nei precorsi, quindi con studenti del primo anno, appena iscritti all'università il primo anno. Vedete? Quindi c'era proprio questa divisione in due. Su un argomento specifico, questo era insieme e logica. Okay? Entriamo nel merito. La prima riga è strutturata così. Prima di studiare, dopo aver studiato, può essere prima di studiare da soli, prima del recupero che si fa in classe, eccetera. C'è la data, l'ora, e poi si chiede, pensi di essere preparato su questo argomento? E lo stesso si chiede alla fine. Alla fine si chiede anche, confronta questa risposta con quella che hai dato quando è finita la prima parte. Okay? Spesso nelle nostre esperienze è completamente diversa. Cioè all'inizio dice, ma sì, sono abbastanza preparato, poi alla fine dice, no, effettivamente non ero preparato come pensavo. Quindi le domande della prima riga intendono anche lasciare una traccia nel tempo, questo è molto importante dal punto di vista dell'assunzione di responsabilità, vedremo dopo, inteso il tempo sia come momento in cui è stato completato il questionario, sia sul tempo necessario per compilarlo, capite? Cioè l'idea è che la percezione proprio fisica, perché ho delle cose diverse nella colonna prima e nella colonna dopo, la percezione fisica dello studente è che fra il prima e dopo è successo qualche cosa. E questo che è successo perché ha studiato, perché ha ascoltato, eccetera, eccetera. Okay? Quindi l'idea del lasciare la traccia prima è perché la traccia prima mi dà un'idea del progresso fatto. E questo riguarderà anche aspetti che faremo dopo. E sull'autovalutazione, che è quello di cui stiamo parlando, vuole stimolare ovviamente l'autovalutazione dello studente nel momento in cui prima io gli chiedo pensi di essere preparato su questo argomento. Okay? La seconda riga è un box, ora ve lo descrivo perché ve lo descrivo, cioè, visto che se ne parla, però come vedrete ci sono diversi aspetti che ha il questionario prima e dopo, non solo l'autovalutazione. Per esempio nella seconda riga c'è un box in cui si scrivono i termini, le parole, i simboli di cui si parlerà. Quale può essere la funzione di questo, per esempio? Curiosità. Come? Curiosità, ottimista anche lei. Chi ha detto qualcuno ha fatto così. lo vedremo, è legato a un altro punto fondamentale dell'assunzione di responsabilità. Circoscrivere. Dare la percezione di controllabilità, capite? Non parlo, non pretendo di recuperare tutto il mondo, parleremo di queste cose. Alla fine voi dovete sapere queste cose, quindi aumentare la percezione di controllabilità, che è necessaria se vogliamo che uno si assuma la responsabilità, come vedremo deve poter credere nella possibilità di un cambiamento. Okay? Quindi anche favorire nell'allievo la consapevolezza, perché nel momento in cui gli richiamo certe cose, questo gli chiedo, però soprattutto circoscrivere e limitare gli argomenti trattati. E questo anche, come dire, richiamando la responsabilità dell'insegnante, perché troppo spesso noi diciamo, vabbè, ora si parte, noi vogliamo che si ottengano certe cose, eccetera, ma difficilmente siamo molto puntuali nel descrivere che cosa vogliamo poi alla fine, okay? Quindi questo è uno sforzo anche per l'insegnante di esplicitare quello su cui vuole lavorare, e quindi questo l'abbiamo già detto. Vabbè, questi sono altri esempi di vocabolario, se parlo di funzione o se parlo di numeri chiaramente cambia di volta in volta.
la terza e quarta riga c'è scritto riporta nel riquadro qui sotto i simboli, i vocaboli che erano nel box che non conosci. Quindi immaginate, prima uno aveva tutti i simboli o i termini, che so, prodotto cartesiano, uno scrive prodotto cartesiano. Anche qui capite, per l'autovalutazione e la consapevolezza è importante, cioè fisso nero su bianco quello che sono consapevole di non sapere. Questo serve anche a dirigere l'attenzione poi successivamente. E poi sotto scrivi nel riquadro qui sotto il significato dei simboli, dei vocaboli che conosci. Questo è già pretenzioso, perché chiedono solo di scrivere, di ricopiare i simboli, quelli che conosci, ma anche di scrivere cosa sono. Uno può fare anche una forma più soft in cui chiede semplicemente di riportare quelli che conosce senza chiedere il significato. Quindi le funzioni sono abbastanza chiare. Anche qui l'importanza di lasciare traccia, perché fisicamente è proprio percettivo nel momento in cui c'è stato anche un piccolo progresso di una sola cosa imparata. Avrete delle cose scritte in questa prima riga, no, a sinistra, che non ci saranno nella seconda. Per esempio, nella mia esperienza con gli studenti universitari, prodotto cartesiano era una cosa che tipicamente gli studenti non sapevano. Prodotto cartesiano compariva nella prima riga, però alla fine non c'era più. Allora capite, percettivamente il confronto fra queste due colonne vi dà proprio la sensazione che è successo qualche cosa, c'è stato un cambiamento. La percezione del cambiamento è importantissima, tra l'altro, anche per l'insegnante. Dopodiché cominciano le domande le vedremo di volta in volta su qualche esempio, e naturalmente dipende dal tipo di intervento di recupero. Però la cosa importante è che la domanda è sempre la stessa, non è che sia lo stesso tipo di esercizio con numeri diversi, è identica a sinistra e destra. È sempre presente l'opzione non so, perché per la consapevolezza è importantissima l'opzione non so, che in genere non c'è nelle prove a scelta multipla. Inoltre, per ogni domanda si chiede di dichiarare il grado di certezza, perché anche questo è importante. Ci sono delle cose su cui metteremo la mano sul fuoco, altre cose su cui siamo incerte. Insomma, anche quella è una bella differenza. E ogni volta si chiede di giustificare le risposte. Okay? Questo è un esempio, ma insomma, tanto le riprenderemo altre volte. E nell'ultima riga si chiede, prima il questionario è finito, controlla quante volte ha risposto non so, eccetera, eccetera. Quindi si fa un po' una sintesi di tutto quello che è successo, e nel dopo non solo si fa una sintesi di quello che è successo, ma si stimola il confronto fra le risposte che hai dato prima e le risposte che hai dato dopo. Ok? E quindi le funzioni dell'ultima riga sono lasciare una traccia anche del tempo impiegato, favorire un'autovalutazione complessiva del lavoro fatto e favorire la capacità di autovalutazione. Anche questo favorire la percezione del lavoro fatto è evidente, appunto, ripeto, dal confronto, per esempio, quante volte hai risposto non so prima, quante volte avevi sbagliato, quante volte invece hai risposto non so dopo. Cioè, esplicitare, proprio richiedere esplicitamente questo confronto. Ripeto, è un questionario, cioè è uno strumento che, oltre a cercare di favorire l'autovalutazione, ha altri obiettivi, e quindi lo riprenderemo più volte. Non è semplicissimo da fare, ma se uno riesce a costruirne un po', per esempio sulle lacune di base, eccetera, può essere uno strumento che si ritrova, insomma, che si può condividere fra colleghi. Qualche osservazione su questo? Comunque avremo modo di parlarne. Vabbè, queste l'abbiamo già detto, quindi le lasciamo stare. Vabbè, questi sono esempi fisici, reali. Però volevo velocemente arrivare a quello su cui dovreste lavorare. Sì. Dicevamo, l'allievo deve credere nella necessità di un cambiamento. L'allievo deve investire le sue risorse in modo mirato, perché quello che chiamiamo impegno, se non è mirato, non serve a niente. Cioè, se uno studia matematica studiando a memoria 4 pagine, era meglio se non si andava al cinema, no? E quindi l'allievo non basta che, come si dice, si impegni, investe, deve farlo in modo mirato. E l'insegnante ha una responsabilità molto forte nell'aiutare l'allievo a investire in modo mirato. Cioè, lo deve aiutare in particolare attraverso la diagnosi, a capire quali sono gli obiettivi che ci si aspetta dal corso di recupero. Okay?
E questo ha a che fare con un concetto molto importante quando si parla di recupero, che è quello delle attribuzioni di fallimento. Cosa vuol dire? Cioè, quando, in realtà attribuzioni non solo di fallimento ma anche di successo, quando ognuno di noi si trova di fronte a un fallimento inteso semplicemente come mancato raggiungimento di un obiettivo, o un successo, quindi invece l'obiettivo è stato raggiunto, soprattutto se l'insuccesso o il successo non erano previsti, tendiamo in modo assolutamente naturale a chiederci come mai abbiamo fallito e come mai invece abbiamo avuto successo. Allora, soprattutto nel caso delle difficoltà, sono particolarmente interessanti quelle che si chiamano attribuzioni di fallimento. Cioè, l'allievo che è consapevole di essere in difficoltà, a cosa attribuisce queste sue difficoltà? Allora, sono state evidenziate delle dimensioni interessanti. Queste difficoltà possono essere attribuite a cause interne e esterne. Cioè, uno può dire, stavo male, causa interna, oppure la professoressa ha messo delle cose nel compito che erano impossibili, non dipende da me, dipende dall'esterno. La stabilità ha a che fare con quanto ritengo sia stabile la causa. Per esempio, stavo male, tutto sommato stavo male oggi, probabilmente domani, ma fra una settimana starò meglio. Invece sono negato per la matematica e qualcosa viene percepito come stabile. Ma soprattutto l'idea di controllabilità, che è importante. Se io attribuisco il mio fallimento a qualche cosa che percepisco come non controllabile, io non posso investire risorse, è evidente. Nessuna persona razionale investe risorse per qualche cosa che percepisce come non controllabile. Okay? Quindi nel caso dell'attribuzione di fallimento è importantissimo che l'insegnante conosca l'attribuzione di fallimento dello studente e che lo aiuti, in qualche modo lo guidi a un'attribuzione, come si dice, propositiva, cioè che non sia percepita come incontrollabile. Okay? E l'insegnante ha un ruolo importante perché è esperto sia della materia, sia in qualche modo conosce l'allievo, no? Quindi ha tutte e due queste visioni, cioè la visione centrata sulla materia e anche sull'allievo. È importante che cerchi di evitare l'insegnante attribuzioni a cause globali incontrollabili, tipo i ragazzi che dicono tanto non ci capisco nulla, no? Questa è un'attribuzione globale percepita come incontrollabile. E quindi un'attribuzione dell'insuccesso deve essere costruttiva, nel senso che deve dare anche all'allievo delle direzioni per l'impegno, per l'impegno in senso positivo. Okay? E quindi in questo senso è chiaro il ruolo cruciale della diagnosi. Esempio, dopo un'interrogazione data male, il professore ce l'ha con me, sono negato per la matematica, era difficile, non ho studiato, i compagni non mi hanno suggerito, ho avuto sfortuna, mi ha chiesto proprio le cose che non sapevo, ero nel panico, no? Cioè sono assolutamente tipiche. Allora, a parte non ho studiato, le altre sono tutte percepite come qualcosa di non controllabile. Mio figlio diceva, non è colpa mia, il compito ho fatto male, non me l'hanno passato, cioè, mica colpa mia, cioè colpa di quegli altri. Però non è tanto, a volte l'attribuzione a qualcosa di esterno permette, come dicono i psicologi, di preservare l'autostima, però capite che è molto rischiosa, perché se io percepisco l'insuccesso come incontrollabile, come dicevo prima, sicuramente non investirò risorse sufficienti in un percorso di recupero. Okay? E qui abbiamo un altro strumento che è un questionario di fatti che chiede all'allievo di riflettere sulla sua situazione di difficoltà, gli chiede quali sono i motivi per cui ti piacerebbe andare bene, perché questo è anche interessante dal punto di vista motivazionale, e quali sono i motivi cui attribuisce le proprie difficoltà. Okay? E questo è un altro su cui che vi proporremo. E siamo alla fine, l'allievo deve credere nella possibilità di un cambiamento, quello si diceva prima. Se l'allievo è convinto che non può cambiare, non possiamo pensare che investa risorse. E questo è importante perché spesso in un percorso di recupero gli obiettivi che ci poniamo o che poniamo sono troppo ambiziosi. No? Recuperare la matematica, che cosa vuol dire? No? Invece già dire imparare a sommare due frazioni è un obiettivo molto più realistico. Quindi è importantissimo trasformare quelli che per noi sono degli obiettivi generali, importanti, eccetera, ma articolarli in obiettivi, in sottobiettivi più realistici, renderli trasparenti e renderli espliciti. Okay?
tra l'altro è una lotta difficile, soprattutto per, come dire, per i ragazzini più ingenui, no? L'idea di recuperare sembra quasi impossibile, perché devo recuperare quello che non ho fatto prima. Mentre sto cercando di recuperare, la classe va avanti e quindi già sono in difficoltà per le cose che sto tentando di ricostruire, e questi continuano. Cioè, quindi è una specie di lotta che si avverte come assolutamente, cioè, non risolubile. E quindi qui l'insegnante ha un ruolo cruciale. Troppo spesso a scuola, penso soprattutto alle superiori, l'insegnante dice, beh, in fondo a me lo dice o lo pensa, in fondo a me basta che tu ti impegni. Ma ancora una volta questo impegno non dice assolutamente niente. Il ragazzino dice, e che cosa vuol dire? Cosa devo fare? Devo soffrire? Devo venire pallido anche dopo una giornata di sole, una domenica di sole? Capite? Cioè, non dice assolutamente niente questo discorso, mi basta che tu ti impegni. Invece, voglio che tu sappia sommare due frazioni, è qualcosa di molto più realistico. E guardate che nel momento in cui chiedo, voglio che tu impari a sommare, tu sappia sommare due frazioni, forzo l'allievo ad assumersi la responsabilità, perché a quel punto non mi può dire genericamente no, ma no, è quello che ti avevo chiesto, è una cosa ben precisa, ben circoscritta, ma anch'io insegnante mi assumo una responsabilità forte. Quindi ogni volta che io voglio che l'allievo si assuma la responsabilità, in realtà sono io insegnante che me la devo assumere. E qui siamo a un'altra proposta, e poi mi chiedo per davvero, su cui vi invito a lavorare, che è una proposta di un progetto che è bellissimo, questo qua, che purtroppo, come tanti libri che nascono da progetti regionali, eccetera, poi spariscono, non si trovano, eccetera. Questo è stato pubblicato da Mursi e non si trova più. Però io l'ho avuto perché loro, questi della CISEM a Milano, hanno nel corridoio, nei depositi, un sacco di volumi di questo tipo, me l'hanno gentilmente mandato. Ed è un libro bellissimo, secondo me. Un progetto non sulla matematica, però sull'orientamento, sul recupero, eccetera, sul raccordo anche, molto bello. Allora, qui viene proposto un contratto didattico, che è una forma, lo vedrete, ora qui lo scorriamo un po', un po' rigida, no? Di contratto esplicito fra l'allievo singolo che deve recuperare e l'insegnante della disciplina, no? Per noi l'insegnante di matematica. Come vedrete, in questo contratto ci sono proprio degli articoli molto, molto espliciti, ma la cosa interessante è che a ogni comportamento dell'allievo corrisponde simmetricamente un comportamento che l'insegnante si impegna ad assumere. Quindi è proprio un contratto, cioè prevede le due parti. Allora, appunto, in cui ognuno si impegna a mettere in atto certi comportamenti. Allora, l'idea è che qualcheduno, qualche gruppo lavori su questo, se ce l'ho lì, perché da lì non riesco a leggere nemmeno io. Voi ci vedete? Ma per esempio, ve ne leggo alcune. Formule contrattuali per lo studente. Vedete, sono 14, sono tante, no? Molto. Farò tutti i compiti assegnati più eventuali esercizi di rinforzo per numero, addirittura giorni, e mi impegno a mostrare tentativi di risoluzione, anche se errati, per meglio individuare il tipo di difficoltà. Poi rifletterò sulle correzioni fatte oralmente per iscritto dall'insegnante nei compiti a casa, nelle prove in classe. Provvederò quindi alla correzione scrivendo quale ragionamento errato mi ha portato a sbagliare. Vedete, è molto dettagliato, cioè molto ricco, anche molto intenso. Prenderò sistematicamente appunti durante le lezioni. Il quarto, però, per un periodo di un certo numero di giorni, al termine di ogni lezione consegnerò all'insegnante un foglio su cui ho notato ciò che non ho compreso. Oppure il quinto, mi impegno a preparare per un certo numero di volte un'esposizione orale di almeno tot minuti su un argomento a scelta. Poi è datato, quindi parla di cassette, eccetera. Ma... Sei, seguirò attentamente le interrogazioni dei compagni segnando per iscritto, però ad ogni impegno corrisponde un comportamento che si può effettivamente controllare, eccetera, eccetera. Mi impegno a farmi interrogare il giorno tal dei tali. Mi impegno a farmi interrogare il giorno tale dei tali sugli argomenti qui di seguito concordati con il docente. Chiedo di non essere interrogato fino al giorno tal dei tali. Dopo tale data mi impegno a essere pronto a essere interrogato in qualsiasi momento, eccetera, eccetera. Scriverò cosa faccio quando studio. Quindi vedete, molto ricco, molto denso, eccetera.
D'altra parte, per l'insegnante, il primo: mi impegno a correggerti individualmente tutti gli esercizi e compiti insegnati, compresi quelli di rinforzo, annotandoti gli errori e le loro ragioni per numero tot giorni. Vedete? Mi impegno a interrogare, mi impegno quando ti interrogo a farti almeno una delle domande su cui hai lavorato, appuntandoti l'interrogazione dei compagni. Insomma, per ogni comportamento c'è un comportamento dell'insegnante. Ripeto, è estremamente denso, troppo pesante, troppo rigido, eccetera. Però l'idea mi sembra molto importante, cioè l'idea, e quindi la proposta che vi facciamo per il laboratorio è quella di lavorare a gruppi, scegliendo ogni gruppo uno dei tre materiali che abbiamo proposto. Quindi il materiale, quello facciamo il punto, il questionario prima o dopo lo lasciamo stare perché tanto lo riprenderemo, il questionario sull'atteggiamento e il contratto didattico. Ok? Allora, prima di tutto questo però facciamo un break, perché mi odio quando faccio così. Comunque, sono 5 alle 5, d'altra parte la prima volta c'ha sempre dei tempi. Comunque, sono 5 alle 5. Facciamo il break e intanto magari decidete come disporvi a gruppi. L'idea questa volta è di fare gruppi omogenei per livello, quindi medie fanno i gruppi per conto loro, le superiori per conto loro. E vi fate un'idea di che cosa, su che cosa volete lavorare. L'idea è che magari le tre cose vengano coperte, che quindi non tutti facciano per esempio il contratto didattico. Okay? Quindi potete chiarirvi le idee facendo il break. Prego. Sull'atteggiamento erano delle domande su... perché si vedeva poco, lo faccio vedere. Era questo, che cominciava: ti piace la matematica? Per quale motivo uno va bene? Poi c'era un elenco di possibili motivi per cui uno può voler andare bene. A cosa attribuisci le tue difficoltà? Allora, noi eravamo partiti con una prima domanda, perché magari all'interno del gruppo qualcuno ha utilizzato delle strategie, dei materiali, non genericamente per il recupero, ma proprio con questo obiettivo, favorire l'assunzione della responsabilità. Se sì, all'interno del gruppo può venire fuori e ne discutete, eccetera. In ogni caso, vi si chiede di, come dicevo prima, di esaminare, discutere uno dei tre materiali, la scheda, facciamo il punto, il contratto didattico, che è quello più impegnativo, e il questionario sull'atteggiamento nei confronti delle difficoltà. Ne scegliete uno solo. Quello che vi viene chiesto di fare non è tanto solo leggerlo, no? Ma di provare a ipotizzare una modifica, un adattamento alle vostre classi nella previsione di una sperimentazione. Okay? Quindi uno può, per esempio, nel caso del contratto didattico, semplificarlo, prevedere solo 4 punti, anche più semplici di quelli che ci sono. Quindi un lavoro di questo tipo. È chiara ora la domanda? Avete scelto tutti che cosa fare? No. Allora, facciamo prima la prova a alzata di mano. C'è qualcuno interessato al contratto didattico? Alzi la mano. Ah. Contratto didattico, solo voi? Questionario sull'atteggiamento? E l'altro, poi facciamo il punto? Ok, ci sono delle mani che non sono alzate, ma allora i materiali sono qua.
scusate, le fotocopie non sono state fatte anche di più, perché dovrebbero essere 60, quindi più che una per gruppo. Quindi chiederei a quelli che hanno preso le fotocopie, se fanno il laboratorio su un altro argomento, per piacere, di rimettere qui le fotocopie, poi tanto avrete materiali che verranno messi sulla piattaforma, ok? Sì, allora i materiali verranno messi, le slide eccetera, verranno messi sul sito. Okay. Scusate, una precisazione. Allora, dal punto di vista organizzativo è utile che alla fine del lavoro ci consegnate una sola scheda comprensibile, cioè nel senso scritta non come i vostri studenti, con le eventuali modifiche che proponete, e ci scrivete anche il nome del gruppo, insomma, in modo che poi sia facile. Qualsiasi lavoro voi facciate, se invece qualcheduno so che sta lavorando sul file, ci dà il file o ce lo manda, eccetera, ok? Allora l'idea è che alle 5 alle 6 si finisce col lavoro di gruppo e si vede un po' che cosa è successo, ok? Allora scusate, ci siamo? C'è chi ha il treno e fugge? Ci siamo resi conto che stanno venendo fuori delle cose interessanti, e dispiace chiudere eccetera, e tra l'altro abbiamo pensato che la cosa più utile per tutti è se invece di consegnarci quello che avete fatto ve lo tenete. Io da domani mando non solo la presentazione ma anche i file doc di tutto, e la segreteria vi avviserà come e dove scaricarli, ok? Quindi a quel punto lì ci mandate la vostra proposta, che non è, magari qualcuno continua a pensarci all'occasione, che ne so, magari vi scambiate le mail del gruppo per esempio, eccetera. Comunque quando siete pronti ce lo mandate voi modificato, ok? D'accordo? La mail mia è lì, ma comunque nella mail che vi manderà la segreteria troverete tutte le indicazioni, ok? A questo punto si fa, se qualcuno vuole continuare a lavorare? No? Continuare a lavorare e finire o no? Se no ci si disperde. Ma quindi si continua, cioè così non sa che fare, che ha finito, può andare. Allora scusate, ancora una cosa, scusate il disorientamento iniziale, ma la prima volta è sempre, cioè bisogna imparare a conoscersi e a conoscere i tempi. Allora il nostro suggerimento è questo: dedichiamo questi ultimi, ha poco senso fare un confronto, ha molto più senso farlo la prossima volta con dei materiali strutturati da mostrare. Quindi chi ha ancora da definire delle cose si prende il tempo necessario ora, chi invece aveva già finito può approfittarne per rivedere le cose, per scambiarsi la posta elettronica con i colleghi eccetera, e direi così. C'è qualche domanda? No, tutto chiaro? Quindi l'idea è che ogni gruppo manda, quando avrà disponibile il file doc eccetera, manda la sua proposta prima del prossimo incontro, ok?